Ciao a tutti, sono Barta. Il video di oggi è un video dedicato a tre fumetti, un approfondimento tematico che lega tre fumetti differenti, tutti usciti dalla Marvel. Anche se per alcuni solo di recente il fumetto americano è diventato portavoce di istanze politiche, la verità è che lo è sempre stato. Tutta una serie di riflessioni sociali sono sempre state presenti all'interno del panorama fumettistico statunitense. Oggi voglio parlarvi di tre fumetti che sono stati in grado di raccontare il loro tempo facendosi carico di nobili rivendicazioni e di pensieri politici molto profondi. Vi parlerò dunque di tre storie della Marvel che hanno in comune solo questo. Quando si parla dell'Uomo Ragno, le persone fanno un errore molto comune, quello di credere che Peter Parker e il suo alter ego, l'Uomo Ragno, vivano a New York. La verità, per me, invece, è che l'Uomo Ragno incarna New York in tutto e per tutto, con le sue idiosincrasie, con le sue idee, con le sue proteste. Una città viva e multiforme, ricca di idee e di personalità variegate. La storia di cui voglio parlare si chiama Crisi al Campus. È stata pubblicata sul numero 68 di The Amazing Spider-Man nel 1969, scritta da Stan Lee e disegnata da John Romita Sr. Stan Lee è sicuramente una figura ingombrante e io sono sempre stato critico nei suoi confronti quando si parlava della paternità di tutto il pantheon dei personaggi della Marvel. Ben poco è stato riconosciuto a Jack Kirby e a Steve Ditko, ma sicuramente Stan Lee è sempre stato in grado di raccontare il suo presente. Lo testimonia non solo questa storia, ma anche, ad esempio, tutta la narrazione legata a Harry Osborn e al suo utilizzo di droghe, che erano un vero e proprio tentativo di parlare di una piaga sociale. Allo stesso modo, questo numero dell'Uomo Ragno racconta le proteste studentesche dell'epoca che di lì a poco sarebbero esplose. Giovani studenti afroamericani che, arrivando da famiglie molto povere, sognano di svincolarsi dalla storia della propria famiglia. Sognano una situazione economica migliore e sognano di farlo attraverso lo studio, attraverso l'università. Il numero 68 di The Amazing Spider-Man Crisi al Campus racconta proprio questo. Nelle prime battute vediamo Kingpin che sta complottando qualcosa assieme ai suoi scagnozzi. Kingpin vuole appropriarsi di questa tavoletta d'argilla che sembra avere dei poteri mistici e che ha a che fare con una sorta di profezia. La tavoletta di lì a poco verrà esposta all'interno dell'università di Peter Parker. Negli stessi giorni in cui ci sarà questa esposizione, però, comincia una protesta studentesca proprio all'ingresso dell'università. Peter viene a conoscenza di questa protesta proprio andando a lezione ed è lì che fa la conoscenza del figlio di Robbie Robertson, un giovane studente afroamericano che sicuramente non viene da una condizione di povertà proprio per via del lavoro del padre, ma che è comunque in prima linea per questa battaglia. Il ragazzo si chiama Randy e ha come mentore quest'altro studente afroamericano chiamato Josh, che sembra essere un pochino il capo di questa rivolta. Oddio, rivolta forse non è il termine giusto, è semplicemente una protesta nei confronti del rettore dell'università. La protesta scatta nel momento in cui il rettore dell'università prende delle aule destinate agli studenti un pochino più poveri, che sarebbero dovute diventare dei dormitori per loro, e decide di trasformarle in aule per gli studenti veterani, insomma per tutte le persone che torneranno a trovare l'università e a visitarla, quindi insomma una cosa sostanzialmente inutile. Per quanto Peter provi vicinanza per questi personaggi, rimane reticente per tutta la storia. Il punto di vista di Peter in qualche modo rappresenta anche il punto di vista di Stan Lee, reticente fino all'ultimo e non del tutto coinvolto da queste proteste. Mostra vicinanza e sostegno agli studenti, ma tenendosene a debita distanza. Qui ci sarebbe già un punto da sollevare, perché ovviamente raccontare il presente con le sue implicazioni politiche può significare molte cose. Può esserci stato da parte di Stan Lee un moto di, diciamo, volontà di raccontare il presente, ma sicuramente aveva anche a che fare con la necessità di attirare nuovi lettori, proponendo delle storie comunque molto molto attuali. Quando si parla di politica all'interno della Marvel non è mai facile trovare una netta distinzione tra le due cose. Sicuramente gli sceneggiatori, quando decidono di raccontare il presente e le lotte sociali, lo fanno mossi da intenti nobili, ma sicuramente c'è anche una ricerca di un mercato più variegato. Ecco perché rapidamente Peter Parker all'interno di questo dialogo sembra quasi defilarsi. Non vuole far parte di questo moto studentesco. Vuole saperne di più, vuole sapere le ragioni del rettore. Peter Parker è a tutti gli effetti un moderato all'interno di questa storia. Le rivendicazioni degli studenti sono sacrosante. Eppure lui sceglie di starne in disparte. Io generalmente non apprezzo quando, insomma, all'interno di un fumetto si esonda con i testi, però da questo punto di vista, all'interno di queste tavole, secondo me ha completamente senso, perché ci sono veramente moltissimi personaggi e questo rappresenta bene il caos della situazione. Guardate che spettacolo queste rappresentazioni, appunto, di giovani studenti afroamericani che tengono in mano vari cartelli.
Peter entra nell'università e qui ritroviamo la tavoletta esposta e protetta da due poliziotti. Insomma, non la migliore delle situazioni per esporre un oggetto del genere. La protesta parte, gli studenti decidono di occupare l'università, guardate che spettacolo questa vignetta centrale, bellissima, guardate quanto è stratificata, col fatto che abbiamo appunto questo studente in primo piano e poi vari altri piani. E qui sul fondo troviamo Josh, appunto, che indica a tutti gli studenti di entrare dentro l'università, veramente bellissima. Il talento di Romita Senior non manca. Kingpin alla televisione si rende conto che può approfittare di questa situazione, lui vuole quella tavoletta e può approfittare di tutta la baraonda e del caos. Gli studenti entrano nell'università e comincia un dialogo con i poliziotti e Peter sembra fare da intermediario. Ve lo giuro, questo scambio è davvero fantastico. C'è tutto il risentimento degli studenti che si sentono assolutamente non ascoltati e marginalizzati. Veramente stupenda questa storia. Ed ecco che arriva in pompa magna Kingpin, che approfitta della situazione, fa esplodere una bomba generando ancora più caos ed entra dentro l'università cercando di recuperare la tavoletta. Kingpin riuscirà a recuperare questa tavoletta proprio perché Peter deciderà, come suo solito, di dare più importanza alle vite umane e quindi salverà Randy. Kingpin approfitterà della situazione per fuggire con la tavoletta, come vi dicevo, e ovviamente, la colpa del tutto verrà attribuita agli studenti. Questo finale veramente amaro è spettacolare e racconta molto molto bene non solo la fine degli anni 60 negli Stati Uniti, ma forse anche una condizione che ha a che fare con il presente. Che ha a che fare con il continuo tentativo di trovare degli agnelli sacrificali e non dei colpevoli. Veramente spettacolare. La storia si dipanerà anche nei numeri successivi di The Amazing Spider-Man, ovviamente. E per i patiti della continuity vi dico di più, perché questa tavoletta, famosa proprio per questa storia, la ritroveremo anche all'interno di questa storia breve chiamata La linea della vita, di Fabian Nicieza e di Steve Rude. I disegni di Steve Rude sono, come al solito, secondo me, eccelsi. Quindi, insomma, è un oggetto sicuramente importante per quanto riguarda il panorama Marvel e la storia editoriale dell'Uomo Ragno. Crisi al Campus è una delle mie storie preferite in assoluto. Io adoro perfino questa copertina e sinceramente non vedevo l'ora di parlarvene da tanto tempo. Ho semplicemente cercato il pretesto, ecco, questo video è il pretesto. All'interno del Pantheon della Marvel esiste un personaggio vestito di stelle e strisce che all'apparenza sembra incarnare tutti gli ideali americani, ma che in realtà, per quanto venga spesso scambiato per un eroe nazionalista, è andato molto spesso contro il suo governo e contro gli ordini arrivati dall'alto. Sto parlando ovviamente di Capitan America, e nello specifico oggi vi parlo di una storia pubblicata nel 1982 e scritta da quel genio di J.M. DeMatteis. Sto parlando del numero 272 di Capitan America, pubblicato in Italia sul numero 17 di Capitan America, edito nel 1991. Guardate che copertina splendida, io la adoro. Ammetto di non aver letto tantissime storie sul personaggio. Io ho dato una chance al personaggio proprio a partire da questo numero, perché qui appare Vermin, un personaggio importantissimo della run di DeMatteis su Spider-Man. Un personaggio che appunto J.M. DeMatteis introduce su Capitan America, ma che deciderà di trascinarsi un po' ovunque per poter meglio costruire un arco narrativo. Allora, prima di tutto è doveroso fare menzione di questa splendida copertina che io trovo veramente, veramente azzeccatissima e ispiratissima. Dopodiché è necessario dire che questa storia è la prima apparizione assoluta del personaggio di Vermin, che diventerà molto, molto importante sia all'interno della storia dell'ultima caccia di Kraven, ma anche all'interno del volume Il bambino dentro. Insomma, un personaggio chiave di tutta la run di DeMatteis, che ben fa capire che in realtà un fumetto come l'ultima caccia di Kraven non dovrebbe essere considerato una graphic novel, ma parte di una storia un po' più complessa. Ma andando avanti, parlando di Vermin, vediamo insomma in apertura di questa storia Capitan America a bordo della sua moto in una giornata estremamente piovosa. Guardate questa pioggia come sembra nera e come insomma rende il tutto più oscuro, e all'interno della seconda tavola troviamo una donna che disperatamente chiede aiuto a Capitan America facendolo cadere dalla moto, il quale si precipiterà verso di lei, la quale gli indicherà di controllare all'interno di questo taxi. All'interno del taxi Capitan America troverà un uomo morto, sgozzato, anzi in realtà un uomo in fin di vita. Porterà quest'uomo in ospedale. Questo singolo evento, guardate che spettacolo, mette in comunicazione diretta la storia di Capitan America con la storia di Sam Wilson, ovvero Falcon, il braccio destro di Capitan America, un altro eroe della Marvel. Con questo espediente J.M. DeMatteis catapulta nello stesso luogo di Sam anche Steve Rogers. Qui trova un Sam disperato perché un ragazzo a lui vicino, afroamericano come lui, si trova in fin di vita in ospedale dopo essere stato vittima di alcuni spari.
Sam Wilson all'interno di questa storia non è solamente un eroe, ma è anche e soprattutto un assistente sociale che cerca, insomma, di mettere sulla retta via tutta una serie di ragazzi. Il ragazzo che si trova in ospedale ferito da questi proiettili si chiama Jody, e lì con lui c'è anche un suo amico che racconta di aver tentato di interrompere una rapina all'interno di un deposito di alcolici, ed è proprio in quel momento che Jim è stato colpito da dei proiettili. Sam è deluso, arrabbiato dal fatto che tutta la città sembra una giungla nonostante i suoi tentativi di migliorare la vita di questi ragazzi, è disperato, si infila il costume di Falcon e comincia questo volo. Vola via dall'ospedale e si imbatte in un ragazzo altrettanto disperato che sembra essere stato gonfiato di botte. Si rende anche conto che il ragazzo ha preso qualche sostanza, è confuso per via delle droghe e finalmente trova gli aggressori del ragazzo. Guardate che spettacolo, questa tavola mi fa impazzire, guardate che bello il cambio di sguardo di Falcon tra queste due vignette, spettacolare. Falcon viene aggredito, riesce ovviamente a mettere al tappeto i ragazzi, ma la storia ci catapulta subito sull'altra narrazione, quella di Capitan America. In questo è bravissimo De Matteis, perché sono davvero due narrazioni, un montaggio alternato efficacissimo che rende complementari le due storie, perché hanno qualcosa in comune che vedrete dopo. De Matteis è davvero un genio, struttura questa storia breve come un piccolo gioiellino. Capitan America allo stesso modo nel frattempo viene aggredito mentre si trova in moto da una figura mascherata. Come vi dicevo, questa è la prima apparizione assoluta di Vermin, un antagonista del mondo della Marvel creato da Armin Zola e dal Barone Zemo proprio per attaccare Capitan America. Guardate che spettacolo, che spettacolo. Queste tre vignette in cui il Cap viene aggredito dai topi e deve saltare via dal tetto, secondo me sono efficacissime, molto molto belle. Ed ecco qui la prima apparizione totale di Vermin, questo strano uomo bestia. Comincia ovviamente tra i tetti un combattimento tra i due. Nel frattempo Falcon accompagna il ragazzo a casa, fa la conoscenza della madre, la madre gli racconta che il figlio ha preso una brutta china e che per quanto lei abbia fatto molti molti tentativi per crescere al meglio questo ragazzo, in realtà il ghetto in cui lo ha cresciuto lo ha portato in una direzione completamente diversa. Ecco, qui viene introdotto secondo me un discorso dal punto di vista sociale molto molto importante, che ha a che fare quasi con la predestinazione di certe persone cresciute in certi ambienti molto molto poveri, in delle condizioni sfavorevoli, a cadere appunto tra le braccia della delinquenza. Il ragazzo è stato messo a letto proprio perché non sta bene, è contuso, è pieno di droghe, ma durante la notte il ragazzo si sveglia in preda agli incubi e in preda al senso di colpa, ed è qui che scopriamo che è proprio questo ragazzo ad essere il colpevole della rapina della notte scorsa che ha ferito il parente di Sam. Guardate che spettacolo questa tavola, negli occhi di questo ragazzo si capisce, si percepisce il senso di colpa e negli occhi di Falcon si percepisce invece la rabbia, che però lentamente si trasforma in tristezza. La consapevolezza che la colpa personale in realtà c'entra fino a un certo punto, ha a che fare più che altro con la povertà e la necessità di trovare un riscatto in qualche modo, anche fosse appunto una rapina. C'è un termine chiave all'interno di questo racconto che collega le due storie ed è la parola animale. Qui Falcon appunto chiama il ragazzo piccolo, miserabile animale, chiedendogli che cosa ha fatto, lo sta per aggredire e poi si ferma. Di nuovo, mi ripeterò, però è una splendida riflessione di quanto in realtà la colpa non è tanto personale quanto in realtà ambientale. Torniamo alla storia di Capitan America che sta combattendo contro Vermin, il quale si comporta come un animale, si proclama un animale e proclama la sua superiorità in quanto tale. Capitan America sta per uccidere Vermin proprio perché lo reputa un animale. Non si è mai visto un Capitan America così aggressivo, così violento, che arriva ad esclamare frasi come ti farò del male, ti farò sanguinare. E a un certo punto, allo stesso modo, si chiede: cosa sto facendo? Qui Capitan America prende coscienza che ha di fronte a sé un essere umano che è stato sostanzialmente mutato. Un esperimento genetico, ma a tutti gli effetti un essere umano. Questo tema tornerà anche più avanti nelle storie di Spider-Man in cui J.M. DeMatteis inserirà il personaggio di Vermin. Metto anche l'accento sul modo in cui viene, insomma, strutturata questa frase urlata da Capitan America, perché come potete vedere tutti i balloon sono spezzettati, e allo stesso modo J.M. DeMatteis fa la stessa cosa con Falcon due tavole prima. Veramente, veramente un modo arguto di mettere in comunicazione due narrazioni. Veramente una storia intelligente, sagace, con una morale veramente profondissima. Ripeto poi, questa copertina mi fa amare tantissimo questo piccolo spillato. Concludiamo questo trittico con la storia che ho letto più di recente, la storia che mi ha dato lo spunto proprio per questo video. Si tratta del numero 341 di Avengers, pubblicato in Italia sulla testata ovviamente dei Vendicatori nel 1995, più nello specifico sul numero 11.
Ok, il video rischia di diventare veramente lunghissimo, quindi vi parlo brevemente anche di questa storia, ovvero il numero 341 di Avengers, scritto da Fabian Nicieza e disegnato da Steven Epting. Il nome dello sceneggiatore è già stato fatto all'interno di questo video perché è appunto l'autore de La linea della vita. Questa storia si apre in maniera efficacissima con questo pestaggio efferato da parte dei poliziotti nei confronti di un quindicenne portoghese chiamato Carmelo Martinez. Guardate quanto ancora è attuale questa tavola, questa storia. Un video che ha a che fare con le violenze della polizia. Ancora una storia attualissima, sempre verde per quanto riguarda gli Stati Uniti. Da questo video comincia una protesta che rapidamente anima la città. Ancora una volta abbiamo a che fare con delle proteste. Però questa volta all'interno della storia vengono introdotti vari personaggi. Nel mezzo della protesta infatti irrompono dei suprematisti bianchi che si scoprerà più avanti fare parte di questo gruppo di cattivi chiamato i figli del serpente, insomma. Poco ci manca, ma stiamo parlando veramente di quasi dei nazisti. E a difesa della popolazione che sta protestando arriva quest'altro supereroe che io proprio non conoscevo, chiamato Rage, un gigante di colore che si frappone tra questi suprematisti e la folla. Quello che scopriremo andando avanti nella storia è che in realtà Rage è amico del ragazzo che al momento si trova in ospedale, che ha innescato la protesta. Il colpo di scena della storia è appunto scoprire che questo gigante buono in realtà ha solo 14 anni. Ancora una volta all'interno di questa storia i supereroi come Capitan America fanno emergere una voce più moderata nel mezzo delle proteste, che è proprio quello che innescherà, insomma, la litigata tra Capitan America e Rage. Il primo pensa che i supereroi debbano comunque tenersi lontano da queste questioni, non per ragioni etiche, ma proprio perché non hanno a che fare con i compiti di un supereroe. Mentre invece Rage più volte avanzerà la richiesta di mettersi di mezzo all'interno di queste proteste e di far sentire la propria voce. Scoppierà ovviamente una battaglia nel mezzo di queste proteste tra gli Avengers e questi cattivi. In maniera molto poco sottile lo sceneggiatore introdurrà questo malvagio che insomma sembra sobillare la mente di tutti quanti, portandoli verso la rabbia, l'incazzatura e il pensiero non logico. Scopriremo il nome del personaggio in questione solo nel numero successivo di Avengers, un nome assolutamente anticlimatico, molto molto metaforico come personaggio di per sé, proprio perché si chiama il Seminatore d'Odio. Il suo potere è proprio quello di spingere le persone verso questa direzione, verso questa propensione mentale, e lui sembra nutrirsi di questo odio. Insomma, una storia ancora una volta politica che ha a che fare con delle proteste, molto molto gradevole, carina dall'inizio alla fine, sicuramente meno importante e meno avvincente delle due storie di cui vi ho parlato prima, che vi consiglio caldamente. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, spero che vi abbia in qualche modo interessato e convinto ad approfondire alcune storie ed alcuni personaggi del Pantheon della Marvel. Sono convinto infatti che molti di voi leggano prevalentemente manga e sappiate che è così anche per me. Su 10 fumetti generalmente leggo 7 manga e gli altri 3 sono qualcosa di nazionalità sparsa tra la Francia, gli Stati Uniti e altre nazioni ancora. Tutto bellissimo, amiamo tutti i manga, però questo non dovrebbe, come dire, trattenerci dall'approfondire anche quello che di buono è stato fatto all'interno del filone supereroistico del fumetto. Non ho mai fatto segreto dei miei pensieri politici, quindi insomma ancora una volta spero che non vi sorprenda questo video di per sé, né per gli argomenti trattati né per le modalità con cui ho espresso le mie opinioni. Personalmente penso che il fumetto dovrebbe sempre farsi carico di un certo tipo di istanze, dovrebbe sempre cercare di raccontare il presente e soprattutto di dare voce a tutta una serie di persone marginalizzate. Se avete piacere, ancora una volta io vi invito a iscrivervi al mio canale e ancora di più vi invito a iscrivervi al canale Telegram, trovate tutti i link in descrizione. Questo è quanto, fine del video. Ciao!